In questo punto le acque dell'Ombrone vengono immesse nel canale diversivo che le conduce ad allagare il palude, dove lasciano i depositi di limo. Le acque vengono derivate durante le piene dell'Ombrone quando sono maggiormente torbide. L'opera di bonifica fu iniziata circa un secolo addietro. Nel 1924, ad iniziativa del governo fascista, venne ripresa ed avviata a rapido compimento. Prima di aprire le paratoie del diversivo, si determina la densità delle acque del fiume Ombrone per calcolare la percentuale di limo che si depositerà nel palude. In questo momento le acque dell'Ombrone sono state deviate nel canale, la diga è rimasta asciutta.